avuto amici su Facebook, penso che avete visto il countdown mio e degli altri ragazzi dell'MGP, ragazzi ormai di 30, 32, 33 anni, che oggi ufficialmente, ma solo ufficialmente, escono dal Movimento Giovani Padani. Quindi avrete capito che per me e per questi altri ragazzi, per il Gegio e per tutti gli altri coordinatori, questa non è un'assemblea normale, questa è l'assemblea in cui noi affidiamo un qualche cosa di bello, bellissimo, un sogno, quello di cui prima parlavano i fratelli Lombardi, quel sogno che avevamo da bambini e da ragazzini. Oggi noi affidiamo alla nuova generazione di giovani padani questo nostro sogno. Siete voi, fratelli, nati nell'89, nel 90, siete voi i nuovi giovani padani che dovete continuare ed andare avanti sulle orme di quello che è stato fatto. In bocca al lupo, Moniaschi, in bocca al lupo, Matteo, in bocca al lupo a tutto il nuovo movimento federale. Il passaggio storico, fratelli, di questa assemblea è che la nuova generazione, la nuova classe dirigente dell'MGP, per ovvi motivi di anagrafe, non ha avuto il contatto diretto con la fondazione del Movimento Giovani Padani. Quindi il vero punto è oggi, in cui prendono in mano il movimento i ragazzi che non hanno visto la fondazione. Saremmo stati Lucio, Paolo, Riccardo, Davide, saremmo stati noi in grado di trasmettere i nostri valori, i valori dei giovani padani a questi ragazzi, a questa nuova generazione? La storia ce lo dirà, noi saremo qui a fare ancora la storia con i ragazzi che oggi prendono in mano l'MGP, con Matteo e tutti i coordinatori federali. Grazie, grazie, intanto grazie a tutti i ragazzi che sono qui oggi, grazie ai mitici fratelli piemontesi, fatevi sentire, fratelli. Sono tantissimi fratelli piemontesi, come sono tanti i chilometri che abbiamo fatto in questi anni. Davide, Alberto, Riccardo, Martone Sentieri, e non ha fatto proprio un bel travaglio. Grazie, fratelli piemontesi. Su, l'ultima valle, dai quartieri difficili di Torino, dai quartieri difficili di Torino, dove ti guardano strano se non hai una certa accento, fino su nell'ultima vallata a portare le nostre bandiere di libertà. Grazie, fratelli della Liguria. Dove sono? Dov'è Pozzo? Dove sono i fratelli della Liguria? Non li vedo, ma sono là. Grazie, grazie, perché quando sono venuto da voi mi avete fatto sentire a casa. Mi sento un po' ligure pure io oggi. Non vi preoccupate, fratelli della Liguria, non vi preoccupate se in questo momento nella vostra nazione ci sono un po' di problemini, li risolveremo. Poi guardate al mare, perché siete gente di mare, ma dietro di voi, fratelli, ci sono le montagne e ci sono quei barbari sognanti pronti a tornare di nuovo su Genova con le scope. Se qualcuno tocca i giovani della Liguria, le scope, fratelli di Genova, di Genova, le scope non sono in cantina. I fratelli della Bassa Padania, ci sono ancora i toscani. Dove sono i toscani? Sono andati via col pullman. Pogliani dell'Umbria, è andato via anche Pogliani. Pogliani, vieni sul palco, vieni, guardate Pogliani. Fratello, poi vanno in Parecchia Nord a Perugia, fate un applauso a Pogliani. Pensate, i nomi provincia, niente, Pogliani, i nomi provincia.
Vicenza, che è una città difficile, ad Alessandria e Tortona, in Canavese e Ivrea, su Torino e Gugliasco. Pensate quanto è difficile fare lega nella vostra città più difficile, nella vostra provincia, nella città più difficile. Pensate ai leghisti del vostro territorio e al vostro territorio più difficile. E adesso pensate quanto è difficile fare Lega Nord e fare Giovani Padani a Perugia, presentare le liste del Muffa Perugia, andare con la bandiera davanti all'università a fare un coraggio. Loro sono le nostre guardie di frontiera, Poligani, saluta i giovani italiani. Grazie a tutti. Sì, lui lo sapeva, anche Lucio lo sapeva quanto è difficile, perché loro c'erano effettivamente nel momento in cui abbiamo fondato il movimento universitario. Io vi ringrazio anche per darmi questo piccolo spazio per parlare. Io arrivo dall'Umbria, che è una terra effettivamente difficile, che non si sente forse pienamente nord, ma che non vuole assolutamente scivolare a sud, verso sud. Anche se fino adesso siamo in pochi quelli che già se ne sono resi conto, ma io sono sicuro che da questa assemblea, e lo dimostra anche il fatto che grazie per avermi dato spazio di nuovo, da questa assemblea verrà fuori un nuovo patto ancora una volta rafforzato tra le nostre nazioni. Allora, da un pugno che siamo noi oggi, diventeremo anche noi una schiera pronti a combattere a fianco di tutti voi. Grazie mille. Le nostre guardie di frontiera. Ne abbiamo passate tante. Guerra! Detenzione! Ne abbiamo passate tante. Dal 2001 abbiamo ritirato sulla Lega. Al 2010 hanno cercato di metterci la giacca e la cravatta, non ce l'hanno fatta. Alla battaglia delle scope, iniziata qua dal movimento Giovani Padani, alla battaglia delle scope, di cui noi siamo orgogliosi. Ne abbiamo passate tantissimi, fratelli, e oggi c'è una nuova sfida, la sfida della nuova generazione, dei Giovani Padani. Bene, fratelli, io non posso che lanciarvi un rinnovato messaggio di indipendenza. Questa nostra terra, la Padania, questo dovrà essere il compito di Matteo e della sua squadra. Questa nostra terra, la Padania, deve trovare una via per arrivare alla secessione da uno Stato che non esiste, da uno Stato che non è mai esistito. Noi oggi qui chiediamo con forza anche al nostro segretario federale, che è presente, giusto, amministriamo le regioni, giusto, amministriamo il territorio, giusto, ma quello che chiedono, diceva qualcuno prima, quello che esigono i giovani padani e arrivare all'indipendenza della Padania. E noi, segretario, ci saremo, noi torniamo di quando Padano, ci saremo. Siamo esercito Padano, figlia, noi siamo esercito Padano. Mognaschi, ricordati l'insegnamento numero uno, portare l'adesivo all'ultimo giovane dell'ultima nazione, dell'ultima provincia, su, nell'ultima valle, nell'ultimo bar, dell'ultimo paese. Ogni singolo giovane padano è importante come il gruppo, ogni singolo giovane padano.
Padano, l'ultimo Sanremo Padano che si contatta per la cultura, merita di essere tutto, questa è la nostra forza, non dimenticare per strada nessuno, questa è la nostra forza. Matteo, ricordati l'insegnamento di Lucio, di Paolo, dei nostri coordinatori federali. Paolo, il nostro coordinatore federale architetto, come lo chiamo io, colui che ha costruito l'MGP. Lucio, il nostro coordinatore federale dei tempi di guerra, il coordinatore federale guerriero, il coordinatore federale che ha guidato l'MGP nella lotta contro il cerchio. Matteo, ricordati questi insegnamenti. Noi non siamo né di destra né di sinistra, noi non siamo democristiani, anzi, se ci fossero dei democristiani all'interno della Lega, come li abbiamo già presi a calci in culo, li prenderemo ancora a calci in culo. Guarda il movimento! Matteo, non siamo un movimento di giovani padani, non siamo la Lega Nord, non siamo parte dell'autonomismo europeo, guardiamo oltre le Alpi, non siamo meno della Catalogna, non siamo meno della Scozia, questo nostro orgoglio deve essere la guida per guidare questo movimento, Matteo. Oggi, anzi tra 5 minuti, quando scenderò dal palco, non sarò più vice coordinatore federale. Io vi voglio dire grazie a tutti voi, ai ragazzi coordinatori, ai singoli coordinatori provinciali che mi hanno accolto nelle loro province, che mi hanno dato spazio. Certo, è sempre più facile parlare all'esterno, è più difficile parlare in casa, però per me è stata una crescita personale incredibile, un'avventura personale fantastica, forse una delle più belle avventure della mia vita. Grazie. Vi voglio dire ancora una volta a tutti voi, fratelli, che vi voglio bene e che l'avventura continua. Matteo, se vorrai il nostro aiuto, noi ci saremo. Se non vorrai il nostro aiuto, noi ci saremo lo stesso. Oggi io non sarò più il suo coordinatore federale quando scenderò da quel palco. Vi voglio dire una cosa, la Lega è bella, fa fare tante esperienze, è vero, MGP fa fare tante esperienze, a prescindere dal fatto che voi siete stati coordinatori provinciali, coordinatori locali, a prescindere dal fatto che voi siete stati in Parlamento, in Regione, che siete in Regione, a prescindere dagli incarichi interni della Lega, nella Lega, che voi avete svolto, che state svolgendo o che svolgerete, ricordatevi sempre la fascetta, magari non al collo, ma si può sempre portare al collo certe volte. Ricordatevi sempre da dove arrivate. Noi arriviamo dal movimento Giovani Padani, noi siamo Giovani Padani e lo saremo sempre, qualsiasi incarico vogliamo svolgere o se ne svolgeremo più incarichi, noi saremo sempre Giovani Padani, fratelli, Padania libera, fino all'inizio.